sai qual è il problema? Che c'è un solo elicottero e tutti sanno dov'è Zerik e dov'è il pezzo. E lui ha solo 25 di vita. È una missione impossibile. Vedremo se ce la fa. Hanno preso l'elicottero. Prova. 13. Vai. Continua, continua. Vai, vai. Ragazzi, siamo appena approdati sull'isola. Ci siamo appena risvegliati. Dobbiamo scappare prima che lancino la bomba atomica. Se ce la facciamo, 10.000 V-Bucks saranno tutti nostri per shoppare tutto quello che vogliamo. Se non ce la facciamo, è finita. Allora, vi dico già che noi non spawniamo nello stesso posto. Infatti, come vedete, siamo lontani. Esatto, come io, come Zerbi, come Zerek. Dobbiamo ritrovarci. Dovete dirmi dove siete spawnati. E dobbiamo trovarci. Io sono spawnato sotto una montagna. Io in un posto isolato dopo siepi. Le risorse sono scarsissime. È difficilissimo trovare armi, munizioni, eccetera. Ci sono un sacco di cose per il movement. E ve lo dico, se trovate una canna da pesca, prendetela. È difficile trovare cure, è difficile trovare di tutto. E gli altri player potrebbero uccidervi. Veramente, siamo tutti contro tutti. Dobbiamo scappare. Tutti stanno cercando di scappare. Quindi il primo passo è armarci e ritrovarci per stare insieme. Se staremo uniti, ce la potremo fare. Altrimenti, no. E sapete un altro modo per scappare dall'isola e vincere i nostri 10.000 V-Bucks? Beh, è quello di iscriversi al canale e usare il codice Otti nello shop, chiaramente, e anche lasciare like. Otti, ma abbiamo solo una vita. Sì, e se ti buttano a terra e ti uccidono del tutto, sei morto, non possiamo fare nulla. Beh, adesso il fatto che io muoia non è tanto probabile. Comunque, Otti, io sono pronto. Allora, ho zero armi. Sei città ho girato. È normale, è normale. Io per esempio ho un pompa bianco e una mitraglietta verde. Fidati, è già tanta roba. Come sei messa, Gaia? Ho un peperoncino. Benissimo, comunque lo tirerai in testa ai nemici. Zerek? Io un sacco di pesci, una canna da pesca e il pesce fenditura, quindi... Ok, il pesce fenditura, allora vai da Gaietta, è a Moli Molesti circa. Dobbiamo ritrovarci il prima possibile. Gaia, stai lontano da tutti. C'è che la mia mappa è stata aggiornata, ma in che senso? È comparso l'elicottero, lo vedete il primo elicottero sulla mappa? Sì. Quello è un primo elicottero, ce ne sono in totale 3 sparsi per la mappa. E ogni elicottero ha bisogno di 4 pezzi per essere riparato. Questi sono il motore, l'elica, insomma i vari pezzi. Non li troviamo questi pezzi, Octi? In giro per la mappa non si sa dove, spawnano sempre in posti casuali. E sono difesi da delle guardie. Quindi fidatevi, è una modalità molto difficile. Ma se ce la facciamo ci portiamo a casa 10.000 V-Bucks. Ed è quello che voglio, dobbiamo farcela, non ci sono scuse. Ce la faremo? Chi lo sa. Se becchiamo altri player la vedo difficile. Anzi, la vedo difficile per loro, Octi. Ci sono io che beh, chiaro. Ma perché tu sei il codice Octi. È per questo che... Cercate di stare lontani dal centro della mappa, perché il centro della mappa è il posto più pericoloso di tutti. Nel senso, si trovano pezzi di elicotteri, guardie, animali. Ho trovato delle guardie. Ecco, stai molto lontano. Beh, le guardie difendono sempre qualcosa di importante. Quindi o un pezzo di un aereo o comunque delle armi o comunque cose importanti. Airdrop. Allora, Zerek, vengo da te. Sei a Parco Pacifico? Vai, sì, sono a Parco. Zerek, dove? Dove? Quelli che si è shiftato. Sono dietro un albero io. Sì, questo qua, guardami. Sì, sono io. Okay. Vieni da me. Ok, io e Zerek ci siamo ritrovati. Ok, ora possiamo collaborare. Vieni qua. Aspetta. Io sono a Batti 5. Down. No, non mi serve. Prenditelo. Ok. Vieni con me. Io e Zerek ci siamo ritrovati. Signori. Andiamo verso scogliere. Gaia, ce la fai ad arrivare? Madonna santissima. Raga, ma non ci sono auto, non c'è benzina. Nasconditi, Gaia. Niente. Nasconditi. No, Gaia, non morire. Gaia, non morire, mi arrabbio. Dobbiamo salvare Gaia. Figata, finché tu non sei vicino. Ragazzi, ho visto una guardia. Oh, ecco le guardie. Ci sono le guardie qua. Ci sono le guardie? Cavolo, è arrivato il tramonto. Tra poco ci sarà la sera. Ve lo dico già, non è una buona ragazzi, cosa. Ragazzi, io sto scappando. Ho appena usato la giacca e me ne sono andato. Ci sono dei nemici. Cavolo! Sono le guardie. No, sono nemici quelli. Lontano. Noi siamo in una benzineria vicino a scogliere. Stiamo fightando contro un play, contro due player. O forse tre. Ragazzi, ma che avete fatto in nero? Non vedo assolutamente niente. È notte, ovvio. Abbiamo già sprecato un giorno intero e non ci siamo neanche ritrovati. E soprattutto non abbiamo neanche trovato dei pezzi per l'elico. Ascolta, non va bene così, non va bene. Di questo passo io non morirò molto presto, ve lo dico. No, questo non va bene neanche questo. E andiamo verso Cascina Colossale. Let's go. Raga, se non ci troviamo è difficile. Canna da pesca blu. Let's go. Ma chi è lo stupido che l'ha lasciata in giro? Okay, ma mi sono scivolato nella nebbia. C'è un team intero con una macchina. Oh cavolo. Sì, è quella di prima mi sa. Ho trovato... Raga, io non vedo assolutamente niente. Non so se ne sei accorto, ma è notte per tutti, mica solo per te. Nessuno ci vede qualcosa. Ma no, noi ma dobbiamo io non portarci... vedo neanche a un metro da me, Octi. È normale. Ma dobbiamo portarci a casa i nostri 10.000 V-Bucks. E l'unico modo per farlo è scappare dall'isola. Sono dove c'è il lupo che riesce a colossare. Esattamente lì, raga, venite lì. Arrivo. C'è un lupo che mi insegue. Mi sta distruggendo sto lupo.
Certo che il pompa primordiale adesso fa schifo rispetto al passato. È inutilizzabile. Ragazzi, sono esattamente dove c'è il lago. Sono esattamente dove c'è il lago. Anche io. E siamo con dei lupi qua. Dove stai? Cavolo, quanti lupi ci sono? No. Sul tetto, Zarek, sul tetto presto. Riesco a salire. Sì, ma non far cadere. Ragazzi, siete dagli spari, siete voi che sparate. Sì, sì, siamo noi. Ci sono dei lupi. Ok, allora vedo. Ok, ragazzi, sto arrivando sul tetto, non sparate. Occhio. Sono io. Chi è questo? Ragazzi, sono io. Occhio, sei tu questo. Sì, sì, batti 5, batti 5. Non ho le emoji. Devi batterla e basta. Li farei. Ma cavolo, ok. Let's go. Bang. Ok, Zerbi è con noi. Ora manca solo Gaglietta. Io sono su un tetto. Va bene, stai sul tetto. Sta arrivando il giorno. Ora i lupi diventeranno meno aggressivi e saranno meno anche. Per fortuna. Oh, raga, è difficile sta modalità. Accidenti. Ragazzi, ho paura che ci sia qualcuno che ci spari. Siamo sul tetto nella vista di tutti. Sì, il problema sai qual è? Che io ho letteralmente 10 munizioni di AR. Buonanotte. Non proprio. Io ne ho 30, raga. Buono. Buono. Non è male, io ho 12. Vabbè, dai. È giorno. Mi spinti bene. Ora siamo tutti insieme. Ok. Ciao. Raga, devo assolutamente potenziare le mie armi. Aspettate un attimo. Sto lavorando. Posso creare delle frecce, non lo sapevo. Ascoltate, lo vedete il pezzo? È segnato sulla mappa, lo vedete? Sì. Però non ci serve, dobbiamo andare a quell'elicottero segnato sulla mappa, l'elicottero numero 1. Vi spiego la difficoltà di questa missione. Il problema è che quell'elicottero probabilmente starà già venendo riparato da qualcun altro. Cosa faremo noi? Andremo lì e glielo ruberemo. Quindi noi ora abbiamo la missione di andare fino a lì. Lo vedete sulla mappa, è tra siepe e foresta. Andiamo ragazzi. Non andate verso le airdrop, a volte i giocatori lo usano come trappola. Quindi vi attirano lì e poi vi tendono un agguato o magari mettono delle C4 sull'airdrop. Quindi non andate verso l'airdrop, è una trappola. Se mi tendono un agguato peggio per loro, mi sa. Ho trovato le granate impulso, let's go, ora posso potenziare l'arco. Ragazzi, ci sono, ragazzi, io sono all'aereo, perfetto. Aspetta, stai lontano. Zerbi, non avvicinarti troppo, fidati, devi stare lontano, devi... Ok, sono dentro un cespuglio, è ragazzi. È molto, molto pericoloso stare vicino all'aereo. Derek! Ok, anche io e Gaglietta stiamo arrivando. Ora noi arriveremo da un altro lato, così da scautare bene la cosa e vedere se ci sono nemici oppure no. Un pesce fenditura, buono. Grazie che mi hai aspettato, comunque. Allora, l'elicottero è lì, ok. Vedo players davanti all'elicottero. Anche io vedo, è qua. Manca solo il motore all'elicottero. Se gli mettono il motore, raga, pushiamo, ce la facciamo? Vai. Pushiamo, ce la possiamo fare, vai ragazzi. Mi sparano. Come qui Locti. Oh cavolo. L'ho atterrato. Bravo. Ma non è da solo perché è a terra, non è morto. Dove sono gli altri? Che io che cavolo ne so, bella domanda. Come vedete, manca la copertura del rotore. Una volta che abbiamo quella, possiamo scapparcene via, sperando che l'elicottero abbia abbastanza benzina, ma di solito ce ne ha. Oh, c'è la benzina, l'hanno già accumulata. Che bravi, mi piacciono questi giocatori. Let's go. Lo ispeziono, si stava nascondendo, guardalo. Ciao, furbetto. Vediamo i suoi nemici dove sono. I suoi amici. Ok, lui è fuori dalla partita. Uno lì di fronte, lo vedi? Ok, allora provo a prenderlo da dietro con l'arco io. Dai, raga, è morto, ragazzi, è morto. Lo sto pushando. Vai, Opti. Atterrato, ma non era da solo. Siamo in 7 rimanenti, vuol dire che siamo noi 4 più altre 3 persone. Ce la possiamo fare, ragazzi miei. Oh, cavolo, ma c'è... Cosa succede? C'era della C4, volevano tenderci una guardia. Raga, una guardia lì. Al nostro elicottero manca il rotore. Il rotore, lo vedete dove è segnato sulla mappa. Ok, il rotore è in alto a destra, è molto lontano da qui. Ci vai tu? Ti dico, il rotore occupa 3 spazi nell'inventario. Ma io c'ero. Dove c'eri? Io ero lì prima. Ho capito, c'eravamo tutti. Gaia, ma noi non ci fidiamo di te, quindi... Primo. Diciamo che... Secondo, Gaia, devi sapere che comunque noi non potevamo sapere cosa mancava all'elicottero, quindi... Ora, io, Zerbi e Gaia dobbiamo difendere questo elicottero con... Al 100%, cioè non si può non difendere. Venite, tornate all'elicottero. Tra l'altro è notte, quindi arrivano le bestie, gli animali. Bisogna mettersi qua in cima e non permettere a nessuno di arrivare da queste parti. Zerek, okay, è un'importante missione. Avete materiali? No. Dovete solo Oh! No. Raga, ma che cavolo? Raga, è notte, raga, stanno arrivando i fantasmi. Dovete cercate di difendervi. Ragazzi, mi serve una mano, ragazzi, sono morto, ragazzi, no, muoio, no, ragazzi, no, muoio, no, ragazzi, muoio, ne ho ragazzi, sono morto al 100%.
Quanti sono? Sì, dai! Raga, sto a dormire in 20 o 30. Non ci credo! Non ci credo! Ma che cavolo! No, Zerex, sei tutti noi! E come faccio io? Sono troppi! Ma sono veramente troppi! Cioè, Zerex, prendi il rotore. Prendi qualcosa per volare fino a qua. Devi salvarti, almeno tu. Porta a casa la vittoria al posto nostro, ti prego. Aspetta il giorno, perché secondo me a stare qua è... Sì, Zerek, ascoltami. Vai alla guglia più vicina, Zerek, se vuoi sopravvivere. Che se anche i fantasmi ti provano a raggiungere, tu te ne voli via con la guglia. Fidati, erano troppi, troppi. Siamo morti tutti noi. Addio, Zerbi. Addio, Gaia. Addio, addio. Zerek, prendi quell'elicottero, ti prego. Porta a casa la vittoria per tutti noi. Ce la puoi fare, ce la puoi fare. Allora, ma quanti spazi occupa? Sì, occupa. Lo so, occupa 3 spazi. Ogni pezzo dell'elicottero occupa 3 spazi. Ne puoi raccogliere solo uno alla volta. Ricordati, Zerek, che hai anche la jump. Ricordati, puoi usarla. Usala adesso, secondo me. Zerek, stai attento che è pieno di cose. Come si chiamano? Pieno di fantasmi. Gaia, che brutta notizia. Nella mappa si vede il movimento che lui fa. Quindi si vede dove si è. Sì, è normale, si sa dov'è il rotore. Sì, sì. Zerek, vai via. Zerek, sei morto. Sei morto se non scappi. No, è inutile scappare così. Devi usare la jump. Non ce l'ho la jump. Tu la vedi? Non ce l'ho. Non so che jump vedi. Non ce l'ho. Allora scappa verso l'elicottero. Che ne pensi di scappare verso l'elicottero? Sì, così vado contro di loro. Geniale. Scappare dall'altra parte mentre ti inseguono e sono più veloci di te non è tanto più geniale, ti dico la verità. Invece sì. Okay, guarda. Dai, devo dire che sei messo bene a livello di vita. Hai 20, aspetta il giorno. Aspetta il giorno a questo punto. Nasconditi nel cespuglio. No, non può nascondersi nel cespuglio. Muore. Ah, è vero. Zerek, scappa. C'è un altro che ti segue. Zerek, girati e spargli da lontano. È l'unica. Ok. Bravo, Zerek. Se faccio più. Mamma mia. Che tensione, che tensione. Le mele. Ti prego. No, non fare dietro di te, dietro di te. Dietro di te! Ma non le vedo! Ma non saranno sull'erba, saranno vicino all'albero! Da dove crescono le mele? Non ci sono, Fra, non ci sono. Tu vedi robe che non vedo, non le vedo. Ma che cavolo? No? Non le vedo. Ma anche voi le vedete? Ah, ok, no, allora... Non le vedo. Allora non sono scemo. Ragazzi. No, ti credo. È pieno di mele. Zerek, hai 5 minuti per scappare, te lo dico. Vai, ora che giorno, Zerek, tu... No, il fantasma! No. Ok, ricarica. Ti prego. Mamma mia, che fastidio che non puoi prendere. Dirigiti verso l'elicottero, è finita per te. Te lo dico. È finita se non ti sbrighi. Esatto, soprattutto se c'è qualcun altro che la sotto kill. Sai qual è il problema? Che c'è un solo elicottero e tutti sanno dov'è Zerek e dov'è il pezzo. E lui ha solo 25 di vita. È una missione impossibile. Vedremo se ce la fa. No, occhio a quei lupi. Vai via da quei lupi. Prendi la macchina, Non può, non può. È senza ruota. Sono lontani, Zerek. La benzina, devi prenderla. Hanno preso l'elicottero. È finita. No. GG. No. Devi provare a sparargli. Devi provare a sparargli. Prova. 13. Vai. Continua. Zerek. Vai. Gli 7-7. Magari ha poca vita. Tu non lo sai. Sì. Prova a inseguirlo. Prova a inseguirlo. Potrebbe. Che non è ancora detta l'ultima. Ascoltami. Lui comunque dovrà fermarsi a far benzina. Come fa ad aver preso vuol dire che ha trovato un'altra turbina. Accidenti. Beh, vuol dire che puoi lasciare la tua. Se trovi qualcosa di meglio, puoi lasciare la tua. Questo almeno è una buona notizia. Così ti liberi spazio. Però c'è un problema, Zerek. Devi inseguirlo. Perché se lui fa benzina, per te è finita. Hai 3 minuti. Ce la farà? Oppure no? Il nostro Zerek non lo so. Secondo me no. Anche secondo me. Grazie, siete molto molto. Confidiamo tutti in Zerek, meno male. Infatti. Grazie mille. Zerek, ti voglio dire che hai 3 minuti, dopodiché sganceranno la bomba atomica su tutta l'isola. Io mi darei una mossa. Cercherei di... E come faccio? Cosa? Un pesce, Zerek, davanti a te. Ma sono morto. È morto perché c'è un solo elicottero. E quindi siccome sono scappati con l'elicottero dall'isola hanno vinto loro. Quindi tu non puoi più scappare. Quindi hai perso e sei morto. Abbiamo perso 10.000 V-Box. Esatto, tutta colpa tua. Se tu avessi aggirato quei fantasmi e fossi andato subito all'elicottero, come ho detto io, al posto di scappare, forse ora saresti scappato dall'isola. Invece no, tu bla 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 dovevi... Non lo so. Vabbè.